Buongiorno ragazzi, benvenuti a Day 2 di Los Angeles o della nostra serie in America. Ho voluto fare questo video per spiegarvi un attimino il mio progetto, perché molti di voi si staranno chiedendo: ma scusa, è ottobre, te che cosa stai a fare a Los Angeles? E in effetti lo stesso tempo, però negli ultimi 5 anni, quindi però nella stessa data, inizio ottobre, io sarei stato all'università in Inghilterra. Però ho fatto i miei 5 anni, in questi 5 anni mi sono laureato come ingegnere Masters in Ingegneria Meccanica con Manufacturing and Management, e in più ho lavorato un anno alla Shell, giusto? Quindi ho fatto 5 anni in cui ho studiato e ho lavorato in Inghilterra. Quest'anno era il primo anno in cui ho pensato: veramente, ho ancora solo 23 anni, se non prendo un rischio e se non faccio qualcosa per me, non mi prendo un anno per me, per pensare a quello che voglio fare col mio futuro, più vado avanti e più responsabilità avrò, giusto? Più vado avanti e più devo essere sicuro di avere un certo tipo di lavoro, devo pensare ad avere la famiglia. Invece adesso sono ancora giovane, voi, tutti quelli che hanno meno di, alla fine, 25-26 anni come me, siamo ancora giovani, e questo è il tempo in cui possiamo prendere dei rischi, a mio parere, e in cui possiamo andare appunto a fare questi progetti, che magari in realtà sono i progetti che ci danno di più soddisfazione, giusto? Quindi questa è stata la mia idea, la mia intenzione di venire in America a creare dei contenuti per voi, anche perché so che molti di voi stanno al lavoro, stanno appunto a scuola, stanno al lavoro, stanno all'università e non avete la possibilità in questo momento di viaggiare. Invece io lo posso fare, quindi la mia intenzione era di venire a Los Angeles, di venire in America. Questa è solo la prima destinazione, ce ne sarà un'altra molto molto più figa, ragazzi, e di creare del contenuto, iniziare una nuova serie, portarvi del valore su dieta e allenamento. Quindi spero che apprezzate la sincerità su questo video. Io vi chiedo due cose. La prima è che ci supportate nel nostro percorso. Come sapete, sto qui con Sammy. Vi chiedo veramente di lasciare dei like sui video, di lasciarci dei commenti, che siano tutto critiche, commenti positivi, accettiamo tutto, vogliamo solo sentirvi coinvolti e che ci date appunto una mano a mettere fuori più video. Quindi questa è la prima cosa che vi chiedo: like, commentate, se volete seguiteci anche su Instagram, che lì vedete un po' di tutta la nostra vita giornaliera, e anche lì nelle descrizioni provo a dare del valore nei post. E poi, seconda cosa, lasciatemi nei commenti se c'è un argomento di cui volete che io parlo. Ho iniziato la mia fase di massa, quindi io pensavo di parlare di tutto quello che viene con il contare le calorie, il calcolare le calorie, i macronutrienti, l'allenamento, come impostare ogni singola variabile, volume, intensità, frequenza. Quindi fatemi sapere nei commenti se c'è qualcosa di particolare che volete di cui vi parlo. E niente, penso questo sia tutto. Io non vedo l'ora di iniziare questo video. Grazie ancora a tutti del supporto e iniziamo la giornata a LA. Ragazzi, allora, in mezzo a questo caldo allucinante in California siamo arrivati davanti a una delle palestre più famose e conosciute al mondo. Infatti, già che sono venuto a Los Angeles, un sacco di voi eravate: allora devi per forza di cose allenarti a Gold's Gym. Sinceramente non sappiamo tante cose, non sappiamo quanto costa, non sappiamo se ci faranno filmare, però abbiamo visto che di solito sì. Non sappiamo se saremo più piccoli, anzi quello lo sappiamo. Io sicuro. Quello sicuramente. E niente, voglio entrare. Oggi ci abbiamo un allenamento pesante, petto, praticamente push day, quindi faremo petto e tricipiti, inizieremo con una bella panca inclinata. Proviamo a filmare tutto, vi voglio far vedere dentro sia la palestra com'è in generale, che questa è la mecca del bodybuilding, e anche tutto il nostro allenamento. Proviamo a filmare ogni esercizio. Non so che altro dirvi, sono emozionatissimo, speriamo che sia una bella palestra. Cavolo, sì, dai. E niente, vi facciamo fare un bel tour. Raga, aggiungiamoci in questa cazzo di mecca assurda. È assurdo, stai a vedere tutto la mecca bodybuilding, c'erano tutti Mister Olympia. It's got a good workout. Ragazzi, prendiamo quella piccola telecamerina, siamo appena entrati, abbiamo pagato la bellezza di $40 a
testa per un day pass, abbastanza assurdo, e ci hanno pure detto che non potevamo filmare non sulla camera grande, quindi dovremmo provare anche qui ad essere un pochino stealth. Che ci volete fare, ragazzi? Speravamo fosse meglio, ma ci hanno detto che lo deve accettare il manager, tutte queste cose qua. Comunque iniziamo l'allenamento, mi mangio un Rice Krispie Bar per un pochino di carboidrati in più, dovrebbe essere un 20 grammi di carboidrati. Proviamo a spaccare, niente di workout, niente così, sono bello emozionato, Sammy già dice che se la dicono tutti, è un po' vero, eh? Io però sono emozionato e non vedo l'ora di spaccare questo allenamento, quindi speriamo che riusciamo comunque a filmare qualcosa. Let's get it! E qui vedete tutta la palestra, non so se siete abituati, lì sopra i Mr. Olympia, The Mecca of Bodybuilding, e poi abbiamo tutte le macchine qua sotto. Ragazzi, allora siamo nella prima sala, che è spettacolare, c'è scritto The Mecca, dietro Sammy, tutti i Mr. Olympia, Miss Olympia. Facciamo un po' di riscaldamento in questa sala, poi facciamo un po' di riscaldamento nella seconda sala che vi facciamo vedere adesso. Prima con pesi liberi per riscaldarci un po' tutto e far passare il flusso sanguigno in tutto il corpo. Poi facciamo i cavi, così ci riscaldiamo bene con i tricipiti e poi passiamo a fare la panca inclinata. Spettacolo. Tutti i Mr. Olympia. E per me comunque questa è l'estremizzazione del fitness, cioè a me non piace questo, però mi piace che c'è una palestra in cui tutti sono così focalizzati sul loro obiettivo per provare a migliorarsi ogni giorno, che secondo me questo è l'importante, che fa capire che non importa dove è arrivato, dove siete arrivati, importa il punto di partenza e che migliorate giorno dopo giorno e provate a diventare sempre migliori. Infatti qua c'è un sacco di gente enorme, ma non me ne fotte proprio un cazzo. Tutti dopati qua. Non me ne frega niente e sinceramente sono contento perché sono anche uno dei pochi che sta filmando adesso, non me ne frega niente se mi stanno guardando. Dai. Dai, finiamo di riscaldare e vi facciamo vedere. Dai. Non so se si vede l'intro, avete una terza sala, Sammy. There's a third sì, room. Non si vede, yeah. Non si vede. Quindi penso che siano ben tre sale in più una sala fuori, che assurdo, non lo sapevo. Andiamo nella terza sala. Ragazzi, i pesi come sapete qua sono in libre e non in chili, quindi siamo a fare tutti i calcoli. Questo dovrebbe essere almeno 35 lato, quindi sui 90 kg, dovrebbe essere un pochino di più. Io con i 35 faccio 4-5 reps, quindi qua il mio target è 3 reps, se riesco a farne 4, ottimo. Vediamo come va. Leggi. Leggi, easy. Leggi, su, easy. Fanno un altro. Dai G, that a boy, easy. Easy. Forse potevo farne una in più, ma preferisco lasciare il buffer come prima serie, quindi non vado al cedimento completo. Così nelle prossime serie accumulo più volume allenante, che è meglio. E ragazzi, quindi per la seconda serie abbiamo abbassato un po' il carico e facciamo 6-8 ripetizioni, quindi una sorta di reverse pyramid training. E questo lo faccio solamente nella seduta, diciamo, più leggera della settimana. Quindi a inizio settimana faccio una seduta forte, pesante, proprio la stessa seduta più o meno, quindi push. Nella seconda faccio un po' più alte le ripetizioni, un po' più basso il carico e faccio questa sorta di reverse pyramid training. Basta parlare e facciamo. Ok raga, come secondo movimento abbiamo scelto questa press. In realtà potevamo fare anche con i manubri, però preferisco optare per una di queste macchine fighe dato che ce l'abbiamo. Comunque è bomba sta palestra. Ok raga, abbiamo appena finito la porzione petto, Sammy è morto e passiamo ai tricipiti. Siamo a finire l'allenamento qua alla Goals, come avete visto abbiamo fatto petto, tricipiti, poi alla fine deltoide laterale per fare un po' più della spalla, poi proprio l'overhead press l'ho spostata nel giorno gambe, che vedrete in un prossimo video. Qua devo dire vibes veramente assurdi, una ficata. Vi voglio ringraziare per aver visto questa parte del vlog, lasciate un like se vi è piaciuto e se vi piace sta palestra. Dai. Ragazzi, questa è la famosissima Green Wall. La foto a petto nudo con la Green Wall di Gold's Gym, anche questa è stata fatta. Andate a seguirmi su Instagram se la volete vedere, seguite il Sammy che mi sta a fare tutte le riprese.
ci vediamo fuori. È stata una bellissima esperienza. Ragazzi, siamo appena usciti e finito questo allenamento. Vi volevo solo far vedere il pasto post workout. Mi sto facendo una barretta proteica che ha 20 grammi di proteine. Lo sapete, in Italia prenderei My Protein, però non mi è ancora arrivato il pacco. Quindi barretta a buffo proteica, 20 grammi di proteine per far partire la sintesi proteica, e una banana per i carboidrati. Ci tenevo a farvi vedere il pasto post workout perché è uno dei più importanti. Se non state facendo un pasto post workout che ha almeno 20-30 grammi di proteine e di carboidrati, i carboidrati sono opzionali ma le proteine dovete, entro 1-2 ore d'allenamento, allora potreste non stare ottimizzando la vostra crescita muscolare. Quindi questo è il pasto post workout. Ora Sam mi sta facendo volare un pochino il drone, proviamo a prendere un super shot di Gold's Gym dall'alto, sperando che non ci diano niente, e ci vediamo dopo. Ok ragazzi, stiamo andando a IHOP, che è International House of Pancakes qua in America. Sammy non l'aveva mai sentito. Mai. Praticamente fanno soprattutto pancakes, però fanno un po', è un diner un po' completo, quindi fanno sia le colazioni americane che anche pranzo, cena, tutto questo. Dovrebbe esserci un sacco di roba molto grassa, molto schifosa, che piace a Sammy. Yeah. Però anche fanno qualche menu fit. Dovrei poter riuscire a prendere del tacchino, delle uova, scramble, solo bianchi d'uovo. Vediamo un po' che cosa troviamo. G? Yo! Siamo arrivati? IHOP. International House of Pancakes. Oh yeah. Ci eravamo già stati l'anno scorso, non so se qualcuno mi aveva visto. I fedeli l'anno scorso col mio amico Ludwig, la montagna svedese enorme. Ludwig, se stai guardando questo video, hello, going back to IHOP. Andiamo a mangiare. There's nobody because it's non c'è nessuno perché è colazione. Ragazzi, volevo solo farvi vedere il menù e la cosa fighissima, a parte che hanno un'opzione veramente allucinante di roba da mangiare, come tutti questi piatti e tutte, guardate queste pancakes enorme, ma la cosa fighissima in America è che vi danno le calorie. Non so se riuscite a vedere. Guardate qua, fighissimo. 649,70 calorie, vi dà le calorie, che aiuta un sacco se dovete tracciare calorie ai macronutrienti. Che ne dici Sammy? Sai cosa prendere? Assolutamente sì, non vedo l'ora. And can I please have the simple and fit 2 egg breakfast please? And I'll add to that a 3 stack original buttermilk, please. 8-10 calorie, raga. Non male. No, te invece sei tipo 1.600. Io sì, sto a 1.700 circa. Vi facciamo vedere quando arriva il piatto, raga. Meglio. Che sai a fa? Calcolare? No, mentre mi è arrivata la mia Coca-Cola Diet Coke, ho deciso di calcolare un attimino le calorie sulla mia app. Come sapete, io uso My Net Diary. Yeah. Poi ti faccio vedere esattamente. Di solito non traccio da tipo oltre 3 mesi, però oggi volevo essere sicuro di stare più o meno nel range. Sono passato alla fase di massa e sto mangiando dalle 2007 e 2009, diciamo, calorie ogni giorno, anche se le stimo mentalmente. Oggi volevo essere sicuro, dato che stiamo facendo questo video, ho mangiato turkey cheese sandwich, quindi un panino col tacchino e formaggio stamattina, 4 Rice Krispie Bars, però sono piccoline, una banana, una mela, uno yogurt light fit vaniglia di Danone, una barretta proteica e poi qua IHOP mi sto facendo una breakfast e alcune pancakes ed è uscito un totale di 2200 calorie. Non so se riuscite a vedere anche i macros qui, che sono 55 grammi di grasso, 311 grammi di carboidrati e 112 grammi di proteine. Quindi quasi arrivato a queste 2007-2008 calorie giornaliere, però diciamo che faccio un altro pasto, stavo dicendo a Sammy, appena dopo questo, che voglio provare Chick-fil-A e poi basta, tanto fra 4 ore, dato che siamo jet lag, andiamo a dormire, quindi ce l'abbiamo fatto. Mi sembra che stanno arrivando. Stanno ragazzi, arrivando, oddio, perfetto. Wow, well, thank you. Oh, thank you very much. Wow, amazing. Thank you. Okay. Perfect. Perfect. Thank you so much, thank you. Thank you. E quindi eccoci qua ragazzi, stavamo parlando del cibo ed è arrivato il cibo. Mi sono preso 2 bianchi d'uovo ed è uno scrambled eggs e 2 fette di turkey bacon, quindi di bacon però è di tacchino, e ha molto meno grasso del tacchino normale, un po' di frutta, del pane, chiaramente non mangio il burro e poi c'è questo 3 stack di pancakes, questi sono 400 calorie. Diciamo che penso che per le calorie di oggi è un ottimo pasto. Dai. E tu sempre voglio vedere quello che hai Io preso. Stessa cosa ragazzi, 3 pancake e poi vabbè l'Oreo milkshake e poi mi sono preso bacon normale, quindi non il bacon, quindi un po' più grassi, più calorie, egg e poi hash browns che non ho idea come si dice in italiano, sono tipo patate.
Direi che ce lo godiamo oggi dopo il workout. Questo è il maple syrup. Yeah, oggi. Maple syrup è quello. Ah vabbè, facciamo vita che queste calorie non conosco. Non conosco. Sì. È la roba più calorica di sempre quella. Che bomba. Dai, zio, ce lo godiamo. Buon appetito. Ragazzi, guardate che vista. Venice Beach è gigante a G. Stupendo. Che ne dici? Pazzesco. Cioè, questo ti fa rendere conto appunto, cioè, di quanto sono grato, siamo grati. Madonna. Non ci credo nemmeno che stiamo qua. Direi un posto perfetto per concludere il video pure. Sì ragazzi, è veramente la cosa secondo me più importante, che dobbiamo tutti imparare ad apprezzare di più questi momenti che sembrano morti, ma alla fine magari prendiamo per scontato. E mi ricordo quando stavo al Colosseo a Roma, passavo davanti al Colosseo ogni giorno, sì, per andare al liceo. Passavo davanti al Colosseo ogni giorno e però nemmeno ci facevo caso, no? Sì, sì. La stessa cosa, invece vieni qua in un posto nuovo e stai tipo... Cazzo. Carpe diem. È proprio il sole che si sta abbassando là. Sì. Comunque volevamo quindi finire qua questo video. Io spero vi sia piaciuto la parte di Gold's Gym. Alla fine, che dire, abbiamo pagato un sacco di soldi. Praticamente paghi per il nome, paghi per il brand. A me è piaciuto tantissimo, solamente perché era veramente una palestra a tre piani, più la parte fuori, un sacco di attrezzatura, un sacco di macchine, un sacco di gente che si allenava per bene. A me è piaciuto tantissimo, personalmente. Veramente magica, da fare una volta nella vita. Però se ne approfittano un po' di chi viene a fare i day pass, perché 40 euro per un day pass è esagerato pure, sì, per la migliore palestra del mondo. È piena di gente che comunque lo fa per competizione, quindi ragazzi non sono natural, cioè l'80-85%, 90% lì si prende qualcosa perché lo fanno come sport agonistico probabilmente, e quindi diciamo che dà un'idea un pochino diversa del fitness, è molto molto hardcore. E lo sapete, come dicevo prima, a me, a Sammy, a tutti noi dovremmo ricercare il fitness che fa bene per noi, giusto? Non esiste un unico modo di fare fitness, non c'è solo essere più grossi, più muscolosi e avere l'addome di fuori. Anche appunto questo provo a farvi capire. Per me, io personalmente la vivo in modo flessibile e mi piace appunto che ho un fisico che si vede che è naturale, che non è che mi sto a prendere niente, però voglio vedere questa progressione giorno dopo giorno, no? Alla fine, non lo so, te che pensi, Sammy? Concordo in tutto quello che hai detto, come sempre. Io non ho niente da aggiungere, cioè veramente, come ha detto lui all'inizio, cioè non prendete per niente per scontato, è grazie a lui e il tanto lavoro che ha messo negli anni passati che siamo noi due qua. Quindi veramente con tanto lavoro, dedizione e la passione per quello che ami fare, puoi veramente fare tutto. Sì. E ragazzi, yeah, io ho un grande amico qua accanto che praticamente ha deciso anche lui di buttarsi. Ho lasciato lavoro e tutto per sta qua, ma veramente. Cioè. Buttarsi nel vuoto e venire qua perché era un mio sogno e ne vale la pena, ne sta valendo la pena. Sì, direi proprio. Abbiamo provato a fare di tutto, non so bene il prossimo video dove ci vedrete. Era una sorpresina. Sorpresa, ma da qui in poi diventano solo più fighi i video, sì. Su quello vi posso promettere. Qualità al 100%. Come sempre vi chiedo, lasciateci un like se vi è piaciuto. Please. Seguitemi e seguite il Sammy su Instagram, li lasciamo qua sotto. Yeah. Così che molto probabilmente vedete le cose prima lì. Sì, sì, probabile, perché ci saranno 2-3 giorni di lag, non lo so come si dice. Sì, praticamente ritardo, su Instagram staremo in anticipo, mentre qua un pochino più in ritardo, quindi seguiteci là se volete. Lasciateci un cazzo di commento che sia del nostro ossigeno quando leggiamo i commenti, stiamo tipo dai. Tenetevi pronti per la guida che esce fra pochissimo e include il mio programma di allenamento e un botto di altra roba importantissima scientifica per potervi programmare il vostro allenamento nella prossima settimana, nel prossimo mese, nel prossimo anno e per i prossimi anni di allenamento, quindi una cosa unica in Italia. Che dire, vi ringrazio, noi ci godiamo Venice, al prossimo video.